Ciao a tutti, oggi vi insegnerò come fare questa piccola presina a forma di gallina per decorare la vostra cucina. Per fare la vostra gallina vi serviranno tre tipi di lana, il colore principale, io ho scelto il giallo, il bianco per le piume e il rosso per gli altri piccoli dettagli. Poi per lavorare vi serviranno... E vabbè. Servirà un uncinetto della misura adatta alla vostra lana, io userò un 4 mm, poi un uncinetto più piccolo, che poi vedremo cosa ci serve, una forbice e se appunto volete decorare con un piccolo occhietto per renderla un pochino più verosimile, una perla nera con del filo nero e un ago. Per fare il primo punto, arrotoliamo il nostro filo attorno al dito, in questo modo, e facciamo un anello. Poi la coda che abbiamo lasciato alla fine la facciamo passare all'interno, creando un piccolo cappio. Ed ecco fatto il nostro primo punto. Inseriamo l'uncinetto nel cappio, lasciando la coda verso l'esterno, quindi verso l'uncinetto. E in questo modo si comincia il lavoro. Si dovranno fare 5 catenelle per iniziare il lavoro. In questo modo. Tengo il lavoro così, prendo il filo, inserisco il filo nel primo cappio. Ed ecco la nostra prima catenella. E procedo così altre 4 volte. Prendo il filo e lo inserisco nell'anellino attraverso l'uncinetto. Prendo il filo e lo inserisco Prendo il filo e lo inserisco nel cappio. Prendo il filo e lo inserisco nel cappio. Ed ecco fatti i nostri primi 5 punti. Ora, per iniziare il vero e proprio lavoro, dobbiamo unire a cerchio questi 5 punti. E si fa in questo modo molto semplice. Inserisco l'uncinetto nel primo punto che ho fatto. Prendo il filo e passo il filo direttamente dentro i 2 punti. In questo modo ho creato il cerchio nel quale poi andremo a cominciare effettivamente il nostro lavoro. Dopo aver finito il primo giro, dobbiamo iniziare il giro successivo. Inizieremo ogni giro successivo partendo con 3 catenelle che sostituiranno la nostra prima maglia alta. Dopo aver fatto le prime 3 catenelle, procederemo facendo 15 punti alti all'interno del cerchio. Questo significa che dovrete prendere il filo con l'uncinetto, inserire l'uncinetto nel cerchio, prendere il filo, portare fuori il filo, prendere il filo con l'uncinetto, abbiamo 4 anelli, chiudere i primi 2 anelli, prendere il filo di nuovo e chiudere gli altri 2 anelli. Ed ecco fatto il primo punto. Ora continuiamo così facendone altri 14, sempre all'interno del cerchio. Si procede quindi sempre prendendo il filo, inserendo l'uncinetto all'interno del cerchio, prendendo il filo, portandolo fuori, prendendo il filo, chiudendo i primi 2 anelli, prendendo di nuovo il filo, chiudendo gli altri 2 anelli. Ed ecco fatto un altro punto alto. Si continua così per un totale di 15 punti alti. Mettete in pausa e ci vediamo quando dovremo chiudere il giro. Io per ora ho fatto 14 punti alti. Facciamo l'ultimo, sempre nello stesso modo. Prendiamo il filo, inseriamo il filo nel cerchio, portiamo fuori il filo, prendiamo il filo sull'uncinetto. Chiudiamo i primi 2 anellini, prendiamo il filo,
chiudiamo gli ultimi due anellini. Ed ecco fatto il nostro ultimo punto alto. Ora dobbiamo chiudere il primo giro. Si fa in questo modo. Si inserisce l'uncinetto nella terza catenella a partire dal basso dei nostri punti iniziali. Si prende il filo dentro il punto e lo si porta direttamente dentro il nostro ultimo punto alto. Ed ecco qui, abbiamo concluso il nostro secondo giro. Ora dobbiamo cominciare il terzo. Si comincia sempre nello stesso modo, cioè facendo 3 catenelle iniziali, perciò prendiamo il filo e lo inseriamo nel punto, prendiamo il filo e lo inseriamo nel punto, prendiamo il filo e lo inseriamo nel punto. Ed ecco le nostre prime 3 catenelle. Per questo giro si deve procedere in questo modo. Si devono fare 2 punti alti per ogni punto alto del giro prima. Perciò prendiamo il filo, inseriamo il filo nel primo punto, prendiamo il filo e lo portiamo fuori, prendiamo il filo, chiudiamo i primi 2 anelli, prendiamo di nuovo il filo e chiudiamo gli ultimi 2 anelli. Ed ecco fatto il nostro primo punto alto. Dobbiamo farne un altro nello stesso punto e procediamo sempre nello stesso modo. Prendiamo il filo, lo inseriamo nel punto, portiamo fuori il filo, prendiamo il filo con l'uncinetto, chiudiamo i primi 2 anelli, prendiamo il filo di nuovo e chiudiamo gli altri 2. In questo modo abbiamo fatto i primi 2 punti alti. Si procede per tutto il giro nello stesso modo, quindi facendo 2 punti alti per ogni punto sottostante. Perciò prendiamo il filo, lo inseriamo, prendiamo il filo dal punto, riprendiamo il filo, chiudiamo i primi 2 anelli, chiudiamo gli ultimi 2 anelli, è fatto uno, prendiamo il filo, lo inseriamo nello stesso punto, portiamo fuori il filo, prendiamo il filo, chiudiamo i primi 2 anelli, prendiamo il filo, chiudiamo gli ultimi 2 anelli. Continuate così per tutto il giro, mettete in pausa ora e ci vediamo alla fine per chiudere. Ed eccoci alla fine del terzo giro. Siamo arrivati a fare 2 punti alti per ogni punto, ma ora per chiudere dovremo fare un solo punto alto nello stesso punto dove abbiamo fatto le prime 3 catenelle, perché le prime 3 catenelle sostituiscono il nostro primo punto alto. Perciò per chiudere prendiamo il filo, inseriamo l'uncinetto nello stesso punto dove cominciano le 3 catenelle, prendiamo il filo, prendiamo il filo fuori, chiudiamo i primi 2 anelli, chiudiamo i secondi 2 anelli ed ecco fatto. E ora per chiudere il lavoro procediamo come prima. Nella terza catenella delle 3 iniziali inseriamo l'uncinetto, portiamo fuori l'anellino e lo portiamo direttamente dentro l'anellino del nostro ultimo punto alto. Ed ecco fatto, finito anche il nostro terzo giro. Per iniziare il quarto giro dobbiamo procedere come per i giri precedenti, quindi facendo le prime 3 catenelle, 1, 2, 3, e ora fare nel primo punto successivo al punto dove ci sono le 3 catenelle un singolo punto alto. Perciò prendiamo il filo, inseriamo l'uncinetto nel punto, prendiamo il filo e prendiamo il filo da fuori, chiudiamo i primi 2 anelli, prendiamo il filo e chiudiamo gli ultimi 2 anellini. Ed ecco fatto il primo punto. Dopo aver fatto questo primo punto alto, procederemo come per il giro precedente, facendo 2 punti alti per ogni punto successivo, fino al penultimo punto. Quindi in questo qui, dove faremo come per questo punto qui, un singolo punto alto. E poi vi farò vedere come chiudere questo giro. Perciò ora prendiamo il filo, procediamo facendo 2 punti alti, in questo modo qui, 1, 2, 2 nel successivo, 1, 2,
Procediamo così fino al penultimo punto alto. Mettete in pausa e ci rivediamo quando arriviamo qui. Ed eccoci arrivati alla fine del quarto giro. Per chiudere questo quarto giro dovremo fare un punto solo alto in questo punto alto sottostante, perciò il punto alto. Per chiudere questo giro si farà in questo modo. Si faranno un tot di catenelle, io ne faccio 6, voi ne potrete fare di più in base a come vorrete appendere poi il vostro lavoro. Queste catenelle infatti fungeranno da gancio. Ecco fatto. 3, 4, 5 e 6 catenelle. E ora chiudiamo queste 6 catenelle nella terza delle 3 catenelle iniziali. Perciò inseriamo l'uncinetto nella catenella, prendiamo il filo, portiamo fuori e chiudiamo nella catenella. Ed ecco qui ottenuto il vostro gancio. Ora dobbiamo cominciare il nostro quinto giro. Cominciamo sempre facendo 3 maglie alte. Procediamo facendo un punto alto per ogni punto del giro sottostante. E questa cosa la faremo per i prossimi 2 giri. Perciò quinto e sesto giro saranno per ogni punto alto sottostante un punto alto. Perciò procederemo in questo modo. Prendiamo il filo, inseriamo, andiamo fuori, andiamo. E voilà, prendiamo il filo, inseriamo, prendiamo, e procediamo così per tutto il giro. Mettete in pausa e ci rivediamo alla fine e vi farò vedere come chiudere il giro. Ora abbiamo quasi finito il quinto giro. Per concludere dobbiamo fare 1, 2, 3 punti alti. E avremo concluso anche il quinto giro. Non lavoriamo sopra questi punti qui perché sono il nostro gancio. Perciò ora finiamo facendo 3 punti alti. Inserisco qui. Primo. Secondo. Ed ecco qui finito anche il nostro quinto giro. Ora procediamo con il sesto. Per procedere con il sesto facciamo 3 catenelle per iniziare il lavoro, quindi 1, 2 e 3. E ora giriamo il nostro lavoro. Procediamo esattamente come per il giro precedente, facendo perciò un punto alto in ogni punto alto del giro precedente. Mettete in pausa e ci rivediamo quando avete finito anche questo giro. Ed eccoci giunti alla fine del sesto giro. Ora per finire il giro dobbiamo fare gli ultimi 2 punti alti, in questo modo. Ed ecco finita la base della gallina. Ora dobbiamo rigirare il lavoro, fare una catenella, fare un punto basso, quindi non prendere il filo con l'uncinetto ma inserirlo direttamente nel punto, prendere il filo nell'uncinetto e chiudere i 2 capi. Bene, ora dobbiamo fare le piume.